Ciao, sono il dottor Asado e vi faccio delle empanadas al barbecue. Prima di iniziare vi commento che nella descrizione di questo video trovate un link al sito di Pentole Professionali dove trovate molti dei prodotti che io uso nei miei video. Vi lascio il link all'impastatrice, il barbecue, tanti prodotti li trovate tutti lì. C'è anche una pagina con la selezione dei prodotti che uso io all'interno del loro sito. Adesso andiamo avanti. Bellissima, una fame e una voglia di empanadas. Per chi non le conosce, le empanadas sono tipo dei panzerottini che sono tipici in Spagna e tutto il Latino America. Ogni paese, ogni regione ha le sue versioni. In Argentina sono molto molto comuni, ma anche insomma in tutto Sud America, credo anche fino in Messico. Magari prendono nomi diversi, ma si usano, si fanno ovunque. Io farò un po' la mia versione. È semplicemente un impasto con un ripieno che può essere di qualsiasi cosa. Generalmente la cosa più tradizionale è che sia di carne oppure di formaggio, prosciutto formaggio, ma ci si può mettere dentro tutto quello che vogliamo. Io oggi le farò un po' di carne e un po' di cipolle formaggio. Qui ho l'impasto che l'ho già fatto, ma vi faccio vedere come l'ho fatto, molto semplice. Per fare circa 12-15 dischi di empanadas, credo, dopo vedremo quante saltano fuori, perché dipende anche un po' dallo spessore. Metto mezzo chilo di farina, mezza tazza d'acqua circa, sono circa 180 grammi d'acqua, un cucchiaino di sale e poi 100 grammi di burro sciolto. Impasto tutto questo finché non si è formato bene bene l'impasto. Io l'ho impastato nell'impastatrice per circa 10 minuti. Dopo lo tolgo, lo avvolgo nella pellicola da cucina e così lo metto in frigo. Più tempo l'ho lasciato in frigo meglio è, cioè qualche ora al massimo, un giorno per l'altro, perché se no l'impasto rimarrà molto elastico e quando lo distendiamo poi si restringe e torna come era prima. Io non avevo tutto questo tempo, quindi l'ho lasciato forse 40 minuti, ma va bene lo stesso, me lo faccio andare bene. Adesso ce l'ho già qui, ma lo lascio da parte perché voglio fare prima il ripieno, perché il ripieno lo dobbiamo cuocere, almeno quello di carne, e poi dobbiamo anche farlo raffreddare prima di formare le nostre empanadas, perché se lo mettiamo all'impasto che il ripieno è caldo scioglierà il burro dell'impasto e poi dopo non regge la forma, si distrugge da solo. Per fare il ripieno di carne prima dobbiamo fare una specie di soffritto di cipolla e io ci metterò anche un peperone, quindi per prima cosa cipolle. Io sto facendo 3 cipolle perché le userò sia per il ripieno delle empanadas di carne sia per quelle di cipolle formaggio. Se no, insomma, potete regolare voi la quantità di cipolla che volete metterci. Normalmente se facesse tutto carne forse ne metterei, non so, una cipolla e mezza. Adesso dobbiamo tagliarle tutte a dadini, a cubetti. Io per far prima userò questo qui. Oggi, visto che la mia ricetta avrà anche del pomodoro, delle cose un po' acide, non voglio usare la ghisa, quindi userò questo wok in acciaio inox che è anche abbastanza grande. E essendo così tutto in inox, posso metterlo tranquillamente anche nel barbecue sul fuoco senza problemi. Ci metto qui tutta la mia cipolla. Ecco qui la mia cipolla che è già tutta tritata, l'ho fatta proprio fine fine. Mi sono rimasti alcuni pezzi un po' più grossi, ma va benissimo così. Voglio un po' un mix fra pezzi molto molto piccoli e pezzi più grossi. A questo ci aggiungiamo un bel po' di olio. Ecco. Così. E così lo porto fuori nel barbecue e iniziamo a soffriggere la cipolla. Quando si ammorbidisce, che è diventata tutta quasi trasparente, a quel punto possiamo aggiungerci la carne. Ah, quanto prude! Andiamo fuori. Basta.
Io oggi sto usando del macinato fatto con la stessa carne che ho usato per fare gli hamburger nel video della settimana scorsa. Questo era un falso diaframma, un pezzo della pancia, il diaframma interno lo chiamano alcuni, dell'inside skirt. È un pezzo che naturalmente ha molto grasso, poi questa era carne di Angus americano, marezzatissima, buonissima. Io prendo della carne così abbastanza grassa in modo che le mie empanadas rimangano belle, belle, morbide, succose. Se usiamo della carne magra, può darsi che venga un po' più secco, bisogna regolare bene anche la quantità di cipolla o anche patate, quello che ci mettiamo che trattiene l'umido in modo che non vengano secche. Abbiamo fatto questo, lo metto un po' fin qua, il ripieno di carne è già pronto, lo lasciamo riposare lì che si deve raffreddare, o almeno che arrivi a temperatura più o meno ambiente o che non sia tanto caldo, lo metto un po' di lato perché la carne che avevo usato era molto molto grassa e così si sgrassa un pochino, il grasso va tutto giù e rimane qui la parte del ripieno un po' più in alto. Qui abbiamo, hai già mescolato? Il formaggio con le cipolle, buonissimo, che brava. Questo lo lasciamo qui da parte. Adesso dobbiamo fare i dischi per le empanadas, perché essendo dei panzerottini dobbiamo fare dei cerchi che poi riempiamo e chiudiamo. Ci serve un po' di farina. Qua così. Un po' anche a te. È l'impatto. Che buono. Anche io ne vedo un po'. Allora, adesso ti spiego cosa facciamo. Dobbiamo distenderlo. Ma anche io lo voglio fare. Sì, 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 ma prima lo distendiamo così, guarda. Lo distendiamo con questo, col mattarello. Così. Zup, zup. Com'è lungo. Sì, dobbiamo farlo lungo, lungo. Perché è lungo, lungo? È lunghissimo. Sì. Ok. Adesso con questo dobbiamo tagliare dei dischi. Tipo lì, appoggialo lì. Aspetta, aspetta, qui, vedi, lì. Spingi forte. Ok, molla. Adesso facciamo così. Adesso ne facciamo un altro qua. Ok, spingi forte, molla. Lo spessore dell'impasto è scelta vostra, dipende anche da quanto è umido e quanto è umido quello che mettiamo dentro. Io lo sto facendo forse di 2 mm tipo. Di solito il fare la chiusura si chiama repulghe in spagnolo e generalmente si fa diverso in base a quello che ci metti dentro, cioè scegli tu, ma così capisci quale è quale. Tipo se io adesso le faccio col formaggio e una la faccio con la carne, faccio la chiusura diversa e così so qual è quella di carne e qual è quella di formaggio, se no una volta chiusi i panzerottini magari non si capisce qual è quella che stiamo facendo. Allora, faccio prima quelle di carne con la chiusura un po' più difficile, ecco, è ancora troppo calda però va bene, non importa, op, mi ho messo anche un po' troppo. Ecco, così, più o meno così va bene. Ecco. Papà? Mi serve un po' di scotch perché mi è molto unto. Grazie, Emi. Allora, adesso faccio vedere come si chiude. Ecco. Allora, innanzitutto, acqua nei bordi, sarebbe l'ideale, che prima non ho fatto. Ma anche io ce la metto. Ok, ma bagna la puntina del dito e poi bagna il bordo. Poi dopo prendo un cucchiaino del ripieno, me lo mettiamo lì, ecco. A me mi piace un sacco l'impanata.
Ah sì. Ok, adesso per chiuderla facciamo così. Tap. Chiudiamo a mezzaluna. Schiacciamo. Mi asciugo. Ecco. Schiacciamo per bene. E adesso facciamo quel giochino del repulghe. Si piega così. No, Perché si chiama giochino? non si chiama giochino, l'ho detto io giochino, si chiama repulghe. Così. Tac, tac, eccole. Per quelle del formaggio comunque possiamo lasciarle un po' grossettine perché il formaggio si scioglie e diventa molto liquido e quindi tende ad uscire, a rompere l'impasto. Così noi possiamo lasciare un po' grossettino e viene meglio. Qui Faccio un po' diversa, papà. cipolla, formaggio. La faccio un po' diversa, eh. Ok, falle un po' diverso. Adesso per chiudere queste, visto che là abbiamo fatto la chiusura a mano, qui facciamo una chiusura molto più facile se volete provare in casa, che è con la forchetta, così. Brava, ne ho fatto una mini empanadas. Adesso io le metto nel barbecue, userò la pietra refrattaria, quella tipo per la pizza, la metto direttamente sulla griglia, senza fare, diciamo, un doppio strato in diretta, Papà. niente. Aspetta che sto facendo questa ispirazione. La metto direttamente sulla griglia, la faccio scaldare un attimino e poi mettiamo l'empanada su. L'interno è già cotto, quindi dobbiamo cuocere qualche minuto giusto per cuocere l'impasto esterno, far sciogliere il formaggio nel caso del formaggio. E sono fatte, e sono pronte. Andiamo fuori. Ah, una cosa che mi sono dimenticato e mi ha distratto. È che ci volevo mettere nell'impasto della carne anche delle olive. Quindi adesso ne faccio una con le olive. Le olive si mettono dopo, quando è già cotto tutto, si prendono le olive senza il nocciolo e si tagliano a pezzettini e si aggiungono la carne. Vengono molto buone anche con le olive. Ci sono regioni in cui si mette anche l'uvetta, in cui si mettono le patate, in cui si mette l'uovo sodo. Io le preferisco più semplici così. Al massimo con le olive, tanto è già bello speziato col cumino, paprika, eccetera. Adesso ne faccio una con le olive, giusto perché volevo farlo. Le ho messe nel barbecue, ho il kamado a circa 150 gradi, 150, 100, fai 150, 180 più o meno, va bene. Se fate un impasto molto sottile può essere anche più alta la temperatura, tanto si cuoce in un attimo. Se volete avere una bella doratura, farle esteticamente un po' più carine, potete anche spennellarle con un po' di uovo esternamente, così viene più lucida, più tostata, più dorata. Per me invece va bene oggi rustiche così, non ho voglia di andare a cercare l'uovo giusto per farle più carine, più lucide, tanto il gusto è uguale. Dopo aver cotto le mie empanadas col coperchio chiuso, ovviamente si può fare anche in forno, le ho tenute circa a 170 gradi più o meno. Una volta che l'impasto era già cotto, ho tolto la pietra per la pizza e le ho finite sulla griglia per darle quell'ultimo tocco di gusto di brace e in più anche per farle dorare bene esternamente, così abbiamo queste empanadas alla griglia. Ho famissima, solo che sono super calde. Quelle al formaggio, alcune mi si sono un po' aperte. Quando succede, vedete, fuoriesce il formaggio. Così è molto comune che succeda con il formaggio. Bisogna chiuderle molto bene, sigillarle bene perché non fuoriesca. Perché succede anche che col calore l'aria dentro si espande, col vapore si gonfia e quindi deve trovare una via d'uscita e di solito si aprono. Però ci sono, insomma, modi per fare sì che non si aprano. Anche una chiusura fatta diversa, chiusa meglio, forse già con questo tipo di chiusura non mi sarebbe uscito. Adesso ne ho messo un'altra sulla griglia chiusa diversamente, anziché metterle così di lato, le ho messe così in verticale e quindi in questo modo la chiusura rimane verso l'alto ed è meno probabile che fuoriesca il formaggio. Sono bollente, sicuramente mi scotterò, però le voglio assaggiare, quindi
Cipolla formaggio, buonissima. Si sente molto bene il dolce della cipolla, che è molto buona, a me piace tanto. Troppo buona. Adesso quella di carne sicuramente scotta. Quello che posso fare è rompere una puntina per far uscire un po' di fumo. E adesso da lontano ci soffio dentro. Vediamo. È buonissima. Molto buona. Mi piacciono tutte e due, ma questa di carne è strabuona, proprio buona, buona. Super buona. Mi sto scottando perché è bollente, però non voglio aspettare, quindi va bene così. Buonissima. Se vi è piaciuto il video, lasciatelo scritto nei commenti, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Grazie e ciao ciao!